Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima focaccia ripiena di rigatino toscano, una parte pregiata della pancetta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono rigatino toscano, sono queste fette di pancetta arrotolata, qui ci sono 300 grammi, 1 kg di pasta lievitata, già lievitata per la pizza, 400 g di mozzarella già tagliata a cubetti, del rosmarino secco, olio e pepe. Per l'impasto della pizza vi allego qui il link che trovate poi sempre sul mio canale YouTube Cucina con Agnese. Mettiamoci subito a cucinare. Ungiamo bene di olio la nostra teglia, anche tutto attorno, così che la nostra focaccia non si attacchi. Mettiamo un attimo da parte, sporchiamoci anche le altre dita di olio e ora piano piano andiamo a stendere la pasta. Dobbiamo cercare di formare un quadrato. Ecco qui, la nostra pasta per la pizza è stata stesa in teglia. Ungiamola bene con il nostro olio d'oliva tutto attorno. E andremo a stendere anche la restante parte, che poi andremo ad adagiare sopra. Usiamo pure le mani. Mettiamola un attimo da parte e stendiamo la restante parte. Mangiamoci leggermente le mani. Abbiamo steso anche l'altra parte dell'impasto per la pizza, ora andremo ad adagiarlo sopra all'impasto che è già steso in teglia, unto d'olio. Delicatamente andate a sistemarlo. Questo va nel vostro forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20-30 minuti. Controllate bene il forno. Ci vediamo dopo per il risultato, perché andremo a farcire la nostra focaccia. Ed eccoci qua, la nostra focaccia ha cotto esattamente 30 minuti a 200 gradi forno statico. E ora siete pronti per la magia? Avendo unto la parte sottostante, la focaccia si divide facilmente in due ed è pronta per essere farcita. Siamo attenti perché scotta veramente tanto. Andiamo ad aggiungere del rosmarino. Io uso rosmarino secco. Mentre mettetelo, sfregatelo nelle vostre mani, così che ne esca fuori tutto il suo profumo nella vostra focaccia. Andiamo ad adagiare le nostre fette di rigatino toscano. Cercate di sovrapporle e di star vicini al bordo. Vedete come si sta sciogliendo tutto il grasso della nostra pancetta? Io sono certa sarà assolutissimamente buona. Andiamo ad aggiungere ora un po' di pepe. Spostiamo leggermente il coperchio e la nostra mozzarella. Essendo già cotta la nostra focaccia, ora andremo a richiuderla con il suo coperchio
e la posizioneremo sotto il grill a massima potenza per circa 5-7 minuti, non di più. Ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui, dopo mezz'ora a forno statico a 200 gradi e 6 minuti esatti con il grill a massima potenza, la nostra focaccia è pronta e noi non vediamo l'ora di tagliarla. Spero si senta fino a casa il fantastico rumore di quanta scrocchiarella. Guardate l'interno, la mozzarella si è sciolta. Si è sciolta tutt'uno con la nostra pancetta. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale e mi raccomando, mettete un bel mi piace al video. Ci vediamo alla prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a cucina con Agnese@gmail.com.